Qui, cari amici, come avevo detto in precedenza, ora parliamo dell'evento speciale pay per view del roster giallo-nero della WWE NXT. Parliamo di NXT TakeOver 31. La card pressoché definitiva, ovviamente al massimo sarà aggiunto un incontro per il kick-off, famoso pre-show. Ma innanzitutto c'è da dire che ovviamente il pay per view sarà possibile guardarlo per chi ha l'abbonamento al WWE Network su questa piattaforma. E ovviamente su YouTube ci sono gli utenti che non so come, comunque mettono sintesi, insomma. Stavo dicendo, pay per view che si svolgerà ovviamente alla Full Sail Arena University di Orlando in Florida. Chissà però se forse è un po' più difficile che anche NXT possa approdare al Thunderdome, magari solo per i takeover. Bene, andiamo ad elencare i match. Innanzitutto avremo Damian Priest contro Johnny Gargano per il titolo nordamericano detenuto da Damian Priest. Secondo me qui uscirà un bel incontro perché entrambi gli atleti ci sanno fare nell'ottato e certo per l'interazione è un po' difficile ora che alla Full Sail anche i giovanotti che si allenano lì ne sono in pochi, insomma. Ma dando così anche dei pronostici, ma vado per Damian Priest. Poi è la moglie di Johnny Gargano, Candice LeRae, avrà l'opportunità di conquistare il titolo femminile di NXT contro la giapponese Yoshirai. Certo, diciamo che se il pay per view vedesse la conquista dei titoli da parte di Candice LeRae e Johnny Gargano sarebbe favoloso. Poi massimo titolo NXT, Finn Balor contro Kyle O'Reilly. Qui penso che Finn Balor vincerà, però Kyle O'Reilly si metterà in mostra. Single match Kushida contro Velvet in Dream. E qui... Ah, io dico Kushida anche perché, almeno andando a memoria, Kushida in Giappone, laddove lottava nella New Japan, ha fatto belle cose. Io dico che, insomma, se fossi uno scrittore, un creativo, do la vittoria a Kushida, senza però far uscire con uno status in negativo per Velvet in Dream. E poi match credo aggiunto durante la puntata di NXT che mi appresterò a guardare, in sintesi NXT con All Elite, Santos Escobar, famoso legato del fantasma, campione NXT dei pesi leggeri contro Isaiah Swerve Scott. Questo secondo me è un match, ma in generale io dico tutti i match che vengono proposti sono interessanti. Ma io qui come pronostico mi gioco il jolly e dico Swerve Scott. Comunque, ripeto, questi sono i 5 match, probabile che ne venga aggiunto uno per il pre-show. Diciamo, per chi segue NXT dalla sua creazione sa che quando ci sono questi pay per view, diciamo, alla fine sono eventi speciali che sono gradevoli perché non durano neanche tanto, questo ma non per togliere qualcosa a Raw SmackDown, è normale, a Raw SmackDown ci sono molti più atleti, quindi... Bene, per il momento è tutto. Nel pomeriggio, serata, ci vedremo sicuramente per parlare
perché oggi credo alle 18 su Sky ci sarà sorteggio della fase a gironi della Champions League, e quindi con un video ne terremo conto dei vari gironi che verranno composti. Quindi vi saluto, sono contento che avete seguito, per me non importa che siate in 3, in 5, in 10, in 20, eccetera, eccetera. Ho visto che avete seguito il video mio su Vanessa Incontrada, d'altronde poi quel video l'ho anche mandato a Vanessa via messaggio su Facebook, certo. Per chi magari gestisce un po' la sua fanpage, non so se avrà una risposta, ma sono contento già così. Grazie a voi tutti, amigos, quindi tardo pomeriggio, serata, nuovo video. Ciao!